direttamente dal Summer Pub di San Vincent va in onda lo show dei talenti valdostani e piemontesi. Sigla! Se ti capita di pensare che vorresti una telecamera tutta per te, ascolta e segui il sogno, quello sei tu. Credi nel tuo talento e sei in TV. Parliamo tu, buttati in pista, va della festa. Sei, senti che artista, mamma che effetto fa. Fatti guardare, resta a ballare, tanti talenti in più. Parliamo tu, buttati in pista, va della festa. Sei, senti che artista, mamma che effetto fa. Fatti guardare, resta a ballare. Non ce la possiamo fare, buonasera a tutti, immaginate cosa vedrete questa sera, ma guarda, io qua ho assistito, mi dicono, neanche al parto di tuo figlio ti sei conciato così, però c'è lei, c'è qualcuno che lo può testimoniare, è vero? La chiamiamo qui, direttamente dal Burigardi Ossa, dai, gli facciamo un applauso, guarda, lei è l'infermiera che ha fatto nascere il mio bimbo con l'ostetica Corinne e ringrazio il Buregardi Aosta, ma grazie mille. Allora, ma come mai? La nostra Platti, il microfono, la nostra Platti è qua, come mai questo look questa sera? Ciao a tutti, ciao Summer Pub. Siamo conciati così, perché? Perché se vi ricordate la puntata precedente eravamo vestiti da puffi. Una signora della giuria ci ha criticato dicendo che più che puffi sembravamo dei ginecologi. Vi ricordate? Sì. E allora, proprio perché ci ha dato dei ginecologi, abbiamo fatto vedere come si sta vestiti da ginecologi. Cosa abbiamo qua? Che fascia abbiamo vinto? Sì, nel 2011, quando ci siamo conosciuti io e Wendy, ci siamo conosciuti in occasione del concorso nazionale Mister Italia, dove lui ha conquistato la finale, la fascia di Mister Talento per il Piemonte e io l'uomo ideale. Allora, ciao Wendy, come va? Tutto bene. Tutto grazie. A posto? Allora, dobbiamo fare un grandissimo applauso ai nostri Summer Boys TV, perché questo pomeriggio hanno portato il nome del Summer Time TV in alto, perché sono stati chiamati ospiti in una trasmissione torinese e hanno parlato proprio di questa trasmissione. Una trasmissione torinese che va in Lombardia, in Piemonte, in streaming in Valle d'Aosta, For Music. Allora, grazie alla produzione per averci citato. Allora, i nostri Summer Boys saranno qui questa sera, ma noi andiamo subito a conoscere la giuria di questa sera, perché questa sera continua la sfida qui su Summer Time TV. È ritornato qui per noi perché vogliono la rivincita. Alex Sinipo e il Canta che ti passa. Buonasera a tutti. Ciao Stefano, tutto ciao. Bene? Bene, grazie. Tutto a posto? Benissimo, io ringrazio come al solito te, insomma, l'ospitalità che sempre ci date quando veniamo a trovarvi. Grazie a voi e ai vostri talenti di Domodossola che sono sempre carichi. Sentiamo? Sì, ci sono, li sentiamo. Allora, ci presenti tu la giuria di questa sera, alcuni li conosciamo già? Assolutamente, facciamo una piccola premessa, insomma, il Canta che ti passa nasce in memoria di Delfo Cantelli, che è un violinista di Verbania, ok, scomparso anni fa. In questi 5 anni siamo cresciuti tanto, questa sera abbiamo qua dei rappresentanti del nostro Canta che ti passa, il vincitore del 2011, Luca M. Ciao Luca! Ciao Luca! Martina Pecora, vincitrice nel 2012 della manifestazione Canora.
Alessio Silipo, che conosco vagamente, compositore, chitarrista, un cantautore di Castellanza che ha appena presentato il suo secondo album, Jox Lando, e poi radiofonico di Radio Due Laghi, quindi personaggio importante, scopre talenti, ascolta musica e partecipa a tantissimi eventi italiani e non solo, Simone Zani. Grazie. Questa è la giuria del Canta che ti passa, ancora un grande applauso. E non poteva mancare questa sera l'opinionista doc di SummerSlam TV, lei, la nostra Plati. Ciao Plati. Buonasera a tutti. Sì, ma io li volevo vedere nudi, scusa, Plati, non... ma è finita così? Questa sera è finita così. Allora, facciamo accomodare i nostri boys. Ma dai, boys. Ma non ci credo. Li facciamo accomodare qui i nostri boys. Plati, cosa hai fatto questa settimana? Ah, ho dormito come una pazza. Ok. Mangiare, allora, e dormire. Intanto che il nostro boys passa, eccolo qui. Hai dormito? Mangiato e dormito? Sì, tranne il sabato, che io il sabato sono sempre fissa in un locale. Stai zitta, noiosa! Okay. Ma sì, sono sempre fissa al quello 21 e così. Perfetto. Guardo chi ha la testa più grossa. Allora, chiamiamo già subito il nostro pubblico lì attento, perché deve iniziare a interagire con noi al nostro blog isummer@hotmail.it, oppure scrivete un sms al numero 328-4892-537. Al nostro blog troviamo come sempre lei, Laura Fiori. Buonasera. Ma buonasera, buonasera a tutti, ciao Stefano. Ciao Laura, come va? Tutto bene, siamo prontissimi di nuovo e queste sfide ormai ci stanno prendendo alla grande. Poi ritroviamo il Canta che ti passa, che già allora ci siamo trovati benissimo, quindi molto contenti di essere qui di nuovo. Grazie, allora voi iniziate a interagire con noi, quindi summer@hotmail.it. Katia Guidi, buonasera, come buonasera va? Buonasera a tutti, mamma mia, sei fans. Hai fans questa fans, sera. Hai fans, visto? Li ho portati tutti io in realtà, no, non è vero. Buonasera, allora, a tutti, e auguro a tutti una buonissima serata, direi. In bocca al lupo a tutti, concorrenti, e divertitevi. Giurati di SummerSlam TV. Lui, giurato popolare, Alessandro, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Alessandro, com'è? Anche tutto tu? Tutto bene. In maglietta, questa sera ci siamo messi d'accordo, tutti in maglietta. Tutti in maglietta. Gigi sicuramente mi sgriderà perché dice: non hai un look abbastanza elegante? Già c'era Luca qui davanti dal pubblico che già mi commentavano il look. Fabio, com'è il look qua questa sera? Non va bene così, vero? Beh, abbastanza sportivo, dai. Buonasera a tutti comunque. Fabio Porlio, stilista valdostano. Stefano, ne approfittiamo soltanto per salutare Giorgia, che non è qui con noi oggi, la salutiamo. Salutiamo Giorgia e Michela, che questa sera non ci sono, non ci sono, ci hanno abbandonato. Allora, mancava lui, Andrea Balestieri. Buonasera a tutti, ciao a tutti. In bocca al lupo per la vostra sfida, mi raccomando, date il meglio e non pensate ai giurati, pensate a cantare. Perché quando pensate ai giurati, soprattutto se pensate a Silipo, vi Balestrieri, cantami una canzone stasera, Balestrieri, fammi sentire la tua voce. Perché non la sente la mia voce, va? Allora, siamo pronti quasi per la gara, dobbiamo però presentare l'ospite speciale di questa sera. Alla nostra giuria, lui, l'organizzatore di eventi in Seven Sun, Roberto Mazzanti. Grazie Roberto per aver accettato il nostro invito. Lascia, non ti preoccupare. Allora, Roberto, raccontaci cosa ci aspetta quest'anno a Seven Sun. Buonasera a tutti, questa è un'anteprima. Possiamo confermare che anche quest'estate è pronto un nutrito calendario di eventi per tutti i turisti che sceglieranno la Riviera delle Alpi per il proprio soggiorno. E soprattutto la novità è che quest'anno abbiamo un coinvolgimento diretto e piuttosto cospicuo con Summer, perché lo diremo fra poco, è ancora... Non ce la bruciamo allora, ce la teniamo per dopo. Ok, allora Roberto Mazzanti è qui con noi. Grazie. Siamo pronti per la gara. Allora Alex, com'è andata
la scorsa sfida, come sono stati questi giurati? Ma diciamo che abbiamo combattuto un po', diciamo, non più di tanto. Credo che sia stata importante l'obiettività, ecco, e mi auguro che anche questa volta ci sia da parte nostra assolutamente, e sicuramente ci sarà, ovviamente, anche, ovviamente. Sì, sono stati obiettivi? Dite sempre così voi giurati. Sì, sì. Sì, sì. Poi quando bravo si comincia, ma ascolta, ma a me ho detto che non c'era Balestrieri stasera, invece no. Ma difatti sono la controfigura, non lo sai? Ecco perché sei migliorato. Hai visto? Allora, Martina, com'è stata la giuria? La scorsa volta, sinceramente, secondo me cattivelli. Dai, diciamolo un po' cattivelli, ma ci vuole per imparare per i nostri ragazzi, quindi. Sai che abbiamo trovato una tua sosia valdostana, te l'hanno letto. Allora salutiamo Cristina Petrassi, che è la tua sosia, arriverà, è penso, vero! Chissà se ci fa. Sono curiosa. Fai un saluto, Cristina, perché diciamo, ma sono io lì? Ma dov'è questa ragazza? In camera. Ciao, Cristina si chiama. Ok, allora siamo pronti per la sfida. Alex, ci canti già tu un pezzo? Secco così? Sì, ci stai? Dai, ci sto. Per voi, Alex Silipo. Buonasera, grazie. So come va, rieccoti qua, sei ritornata col cuore a metà. Faccio un caffè, lo bevo perché mi ricorda l'ultima volta con te. E sei andata via con una bugia. Ce l'abbiamo le manine! Lui ti ha ferito, lui ti ha tradito, perché di te non gli importa un bel fico. Dai che lo sai, pena mi fai, anche se sono felice che sei qua insieme a me, bevi il caffè. Che mi sei mancata, lo sai, ora ci sei, quante notti in bianco a pensare che eri con lui nel letto attaccato al cuscino, aspettando il mattino e a morire pensando a te. Guardi di qua, ti giri di là, cerchi l'indizio di un'altra metà. Non troverai niente, lo sai, perché all'amore no, non prevarrei mai la gelosia in buttarmi via, non andar via. Che mi sei mancata, lo sai, ora ci sei, quante notti in bianco a pensare che eri con lui nel letto attaccato al cuscino, aspettando il mattino né a morire pensando a te. Non più con me. Se chiederei scusa non basta, io voglio di più, voglio che tu provi il dolore che mi hai dato tu, scappando dal mondo e gettandomi in un sonno profondo, a morire pensando a te. E ora guardami, le vedi le lacrime che ho versato per te, non si cancellano, guardami. Le senti le note che sto suonando per te, e nell'aria poi si perdono. Nel blu. Se chiederei
voglio di più. Voglio che tu provi il dolore che mi hai dato tu, scappando dal mondo, né gettandomi in un sonno profondo, a morire pensando a te, a te. Rimanete con me. Signori, per grazie. Voi, Alex Silipo. Che bello cantare qua, mi piace. Mi piace. Grazie. Allora, siamo pronti per iniziare la grande sfida, il Canta che ti passa contro il Summer Time TV. Allora, voi iniziate da casa a interagire con noi, il summer@hotmail.it, oppure scrivete un sms al numero che appare in questo momento in sovraimpressione, il numero 328-4892-537. Pronti? Apriamo ufficialmente la sfida. Estrazioni, estrazioni. Estrazione, vai. Estraggo. Partite voi, ok. Prima gli infermieri, estraiamo. Per il canta che ti passa, canta Shizel Pereira. Pereira, Shizel. Pereira, Pereira, scusa, Shizel Pereira. Allora, eccola, ecco, qui. Pereira, giusto la R. E beh, iniziamo bene. Buonasera. Come bene. Va? Ritornata bene, qui su Summer Time TV. Iniziamo bene, oh. Guarda come ride Balestrieri. Abbiamo già perso, oh, la prima, oh, scherzo. Allora, Alex, com'è andata questa selezione? Ma diciamo che la selezione è andata molto bene, sono i migliori cantanti di marzo. Shizelle attualmente è in testa alla classifica del Canta che ti passa. Poi finiremo comunque entro aprile, quindi entro sabato le ultime fasi, poi avremo le semifinali, insomma. Perfetto. Allora, ricordiamo dov'è che si svolgono le selezioni? Al Beba Caffè di Casale Cortecerro, in provincia di Verbania. Perfetto. Sì. Per il Summer TV abbiamo Danny Bonelli. Danny Bonelli! Danny arriva. Allora, raccontaci cosa fai nella vita. Faccio l'impiegata e arrivo da Castelletto sul Porticino. Perfetto, lei appartiene al Summer, al Canta che ti passa, iniziamo bene. Allora, per il Summer TV, Danny Bonelli. Ciao Danny. Ciao. Allora, per chi non ti conosce, racconta cosa fai nella vita. Allora, io studio filosofia all'Università di Torino e lavoro alla COP, perché la COP sei tu, no? Ok. Perfetto, cosa ci canti questa sera? Wake Me Up di Aloe Black. Allora, facciamo scegliere la giuria del Canta che ti passa. Da chi partiamo? Ma indifferente. Andiamo? Beh, siete in casa, allora dai, giochiamo col Danny, dai. Danny Bonelli, per noi. Feel my way in full darkness, can't buy a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. To tell me I am too young, I can't say. To say I'm caught up in my dream. Will I pass me by if I don't open up my eyes? Well, it's fine by me. So wake me up when it's all over, when our eyes are in my motor. All this time I was fighting myself, and I didn't know I was old. So wake me up when it's all over, when our eyes are in my motor. All this time I was fighting myself, and I didn't know I was old. Piacerebbe che voi cantaste insieme a me, è molto semplice. Basta ripetere quello che faccio io, va bene? D'accordo? I try carrying the weight of the world, but I only have to end. I will change to travel the world,
I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young. Now that bridge blows my eyes. Life is game made for everyone, and love is a prize. So when the up when it's all over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was fighting myself, and I didn't know I was old. So let me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was fighting myself, and I didn't know I was lost, didn't know I was lost, didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Whoa. Allora, per SummerSlam TV andiamo subito alla giuria del Canta Chi Ti Passa e partiamo da lui, Alex Siripo. Facciamo subito diretta così? Vai, Moss. Allora, il tempo a volte non era... a volte può essere colpa della base. Partiamo dal presupposto che è un brano non facile da cantare. Il tempo non c'era, personalmente. La pronuncia... tutto sommato c'era, diciamo che l'unica cosa che mi ha un po' lasciato è che preferivo da giurato, la tua voce mi piace, che dessi qualcosa di più a te stesso piuttosto che coinvolgere. Ci sta che tu coinvolga il pubblico, però in questo caso sei tu il protagonista, non è il pubblico, quindi sei tu che devi dare al 100%. Questo, ripeto, è la mia opinione, poi ci mancherebbe. Luca? A me non mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto più l'altra volta, perché mi ricordo di te, cantato alla fine, l'altra volta è stato molto 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 bravo. Su questo pezzo non mi sei piaciuto. Per nulla, è il mio gusto personale, non è legge. Ok, Martina? Sì, sono d'accordo con loro, mi sei piaciuto anche a me di più l'altra volta, mi sei piaciuto anche stasera perché a me piaci molto come voce, come ti muovi, però trovo che su pezzi come Feeling Good forse esce un pochino di più la tua personalità, proprio a livello emotivo mi hai trasmesso di più l'altra volta. Ok, Alessio? Sì, io la prima volta che ti ascolto, diciamo che per le tue capacità vocali secondo me hai scelto un pezzo abbastanza difficile, perché nelle parti basse ti ho sentito, al di là del tempo, ti ho sentito bene. Quando invece tendevi ad andare in alto c'era molta difficoltà, quindi magari la prossima volta sarebbe magari meglio sentirti in pezzi un po' più easy, ecco, da quel punto di vista lì, ecco. Ok. Sono d'accordo con lui, perché sui vocalizzi ogni tanto strafacevi un po', però a me la cosa, confronto ad Alex, la cosa che intrattenevi il pubblico mi è piaciuta. Ma sai, più o meno ormai è stato detto quasi tutto quello che avrei potuto dire. L'unica cosa in più è che cantavi di gola, non cantavi di diaframma. Poi... No, volevo solo precisare l'ultimissima cosa sul pubblico, cioè non è che non mi è piaciuto, assolutamente carino, ed è giusto che una persona coinvolga. Credo che se si fosse concentrato meno sul pubblico e più su se stesso avrebbe reso di più. Questo è semplicemente la mia idea. Posso replicare? Certo. Okay. No, allora, io ho preparato questa canzone in realtà su una base che non era questa. Era l'originale Ilo Black acustica, che era più lenta, quindi, e soprattutto non c'era questo super tamarro, ovviamente. Completamente fuori tempo. Okay. Quindi adesso mi sono trovato stasera a fare questa versione. Va bene tutto, cioè nel senso, d'accordo, però le difficoltà ci sono state in questo senso, a riadattarsi. No, perché mi unisco a quello che hanno detto l'altra volta, infatti io ti avevo veramente dato quasi il massimo, perché mi eri piaciuto. Che brano avevi cantato già? I'm Feeling Good. Vabbè, caspita, sì.
Ok, allora velocemente andiamo da Luke. Ricordiamo al nostro pubblico qui in studio e da casa che Luke non incide sulle votazioni, ma soltanto incide soltanto in caso di parità. Allora, Fabio. Niente, secondo me oggi Danny è vestito, diciamo, in linea con la canzone che ha portato, quindi mi piace, ok. Grazie. Ok, allora chiamiamo la tua sfidante del Canta che ti passa, Danny, ti faccio aspettare qui, ok, qui dentro. Allora, ricordiamo il tuo nome? Giselle Pereira. Cosa ci canti? Se non te, di Laura Pausini. Per voi, per il Canta che ti passa! Tempo non ha tempo, te lo prendi oppure se ne va. Scrivilo negli occhi, fai di un attimo l'eternità. Nella corsia dell'emozione, io ti accompagno e tu mi sostieni, ci proviamo insieme. Una conquista che ti costa quello che ti dà, non è una sconfitta, è da sempre un'opportunità. Nella corsia dell'emozione viaggio in salita e c'è chi mi sostiene, ci proviamo insieme noi. Niente se, non voglio niente se, se non te. Ah, se non te. Per una volta ho così tanto che mi manca il fiato. Non chiedo niente se, non voglio niente se, se non te. Ecco chi siamo, noi, piccole vele contro l'uragano. Non c'è bisogno di camminare, tu già mi porti dove devo andare, ci arriviamo insieme noi. Per ogni volta che mi cercherai, quale destino è destinato a noi? Secondo te, chi vengo a prendere se non te? Se non te. E questa volta ho così tanto che mi manca il piano. Che ti passa? Allora, vieni, vieni, andiamo a vedere la giuria del Summer TV cosa ne pensa. Partiamo da Andrea. Ride. Allora, io
non posso dire nulla per quanto riguarda la tua capacità vocale, è un'estensione pazzesca. Quello che mi permetto di dirti da cantante, l'uso del microfono, visto che questa sera c'è un audio molto molto potente e tu hai un'estensione altissima, staccare leggermente di più il microfono, perché sennò sembra quasi veramente che urli mentre tu non urli. Sì, è un mio problema. Hai una questo, bella estensione. Sì. E un'altra cosa, personalizza un po' di più i brani. Ti ho preferito più l'altra volta che questa volta per il discorso della personalizzazione, perché questo brano, soprattutto nei passaggi vocali, eri molto Laura Pausini. Tutte le chiusure di nota, la E finale, se non te, quelle chiusure di note erano praticamente identiche a Laura Pausini, soprattutto la fine identica. Ovviamente è molto difficile riuscire a variare da quello che è il discorso di un brano già cantato da artisti di quel calibro. Null'altro da dire, Grazie. Cioè, grazie. Complimenti. Allora, andiamo da Roberto. Passiamo il microfono a Roberto. Ciao. Salve. Complimenti, un'estensione grazie. Vocale. Grazie. Notevole, un buon controllo anche sui toni più bassi, soprattutto nella parte iniziale, una buona presenza scenica, sei sicura? E io non, è la prima volta che ti ascolto, ma sono rimasto favorevolmente impressionato. Grazie mille, grazie. Grazie, Laura. Inutile dilungarsi, complimenti, condivido quello che ha detto Andrea, l'altra volta hai personalizzato decisamente di più. E vabbè, questo è anche un brano molto classico, ma assolutamente importante per l'estensione vocale, e o ce l'hai o non ce l'hai, quindi complimenti. Grazie, grazie. Io dico Laura... solo bravissima, brava, brava, brava. Grazie. Basta. Allora, Andrea, abbiamo detto, Alessandro. Concordo con Andrea, molto molto brava, sembravi molto a Laura, questo sì. È un complimento della Madonna, scusatemi, sembri Laura Pausini, è il complimento più bello che si possa ricevere. Io farei un applauso. È vero, è il complimento più bello. È vero, però di Laura Pausini ce n'è una. Hai ragione. Quante però... volte mi hanno detto dei complimenti che poi alla fine con la carriera artistica arrivi a un certo punto che ti paragonano sempre a un artista e tu dici, ma Andrea Balestrieri lo vedete, per esempio, e in questo caso, ma Giselle Pereira la vediamo? Secondo me il timbro di Giselle si sente in tutte le canzoni che lei interpreta. Non parlo di timbro. Anche perché il timbro è tutta un'altra cosa. Perché non mi importa nulla. Però ripeto, quando io avevo la pelle alta così veramente d'oca, che quando la sento cantare dalla Pausini non mi viene. Ma a parte questo, credo che lei abbia una sua impronta su questo brano. Poi che su alcune parti possa ricordarla, perché va a prendere delle note che sono talmente impossibili da prendere per la maggior parte di noi che siamo in sala, e lei ce la fa, questo sicuramente può capitare, e sono d'accordo con te. Alex, sai cosa ti posso dire ancora? Il fatto che a te venga la pelle d'oca e tutto quanto è anche una questione di conoscenza. No. Che lei perché... sia molto brava è vero. Guarda, c'erano nessuno i ragazzi qua dietro dubbio. Che avevano la pelle d'oca anche loro, l'ho sentito, me l'hanno appena detto. Quindi... Sì, è vero, ma anche perché c'è un discorso di estensione vocale notevole, e quando senti un'estensione del genere la prima cosa che fa venire è il pelo io, dritto. Diciamo, la sento quando una persona vive la canzone, lei l'ha vissuta. Tante persone cantano e non la vivono. È vero, è vero. E è vero, quindi, per carità. Diciamo, è importante, secondo me, quando si canta, indipendente che poi, come dici tu, si possa assomigliare, ma riuscire a trasmettere. Cioè, e purtroppo ci sono anche dei cantanti fortissimi e famosissimi che però quando cantano e trasmettono È vero, nessuno mette in dubbio quello. Allora andiamo nella nostra Plati, come sono stati i primi già concorrenti? Ma bravi, a me piaceva lui, né? Bravo. Non avevo dubbi. Anche lei, però lui è bravo. Allora, chiamiamo allora qui la prima coppia, gli sfidanti. Allora, vieni, il Summer TV. Danny, un grande applauso a tutti e due. Partiamo subito. Abbiamo già il verdetto. Chiedo la regia la musica. Vince, quindi da un punto la propria squadra. Passa il turno. Vince. Vediamo il nostro pubblico per il Summer TV. Gradimento. Per il Canta che ti passa.
Beh, diciamo che il nostro pubblico di Summer TV è sempre che dorme. Allora, vince la prima sfida il Canta che ti passa. Complimenti. Allora, il summer@hotmail.it. Laura, cosa... C'è un messaggio per te, Stefano, lo leggiamo. Questa settimana ne sono arrivati tantissimi per te, ci sono tanti complimenti. Grazie. E questo è uno: sappi che ti seguo sempre, anche se vorrei essere presente ma non riesco. Ti seguo in TV, nei post, nelle foto e adesso volevo anche sul sito. Penso che sei un grande e noi ti appoggiamo e siamo sempre con te. Per tutte le iniziative che proponi e ci fai divertire, sei l'unico che finalmente cerca di fare qualcosa per far divertire i giovani. Ci voleva proprio uno come te. Grazie a Valentina da Châtillon che ci segue. Ah, Valentina, la conosco, Valentina. Come? Per quello. Parente? Ma dai. No. E noi, amica, allora salutiamo Valentina. Continuate voi da casa a interagire con noi. summer@hotmail.it. Estrazioni, abbiamo. Siamo pronti? Via con le estrazioni. Via con le estrazioni. Oh. Per il canta che ti passa, Francesco Nichi. Ricky, io sta R, N, sono io che scrivo malissimo. Bravo, Francesco, l'abbiamo già ascoltato, vero? Francesco Ricky. Arriva Francesco, intanto che arriva per il Summer TV. Alessia Marino. Alessia Marino, ciao Fra, come va? Tutto bene? Non ti abbiamo visto ancora. Allora, presentati al nostro pubblico. Ciao, sono Francesco Ricchi, vengo da Gemme, ho 26 anni. Cosa fai nella vita? Lavoro in officina. Ah, benissimo. Io ho sentito parlare di te, sai? Ah, sì? Sì, ho sentito parlare molto bene di te. Ho un amico, Paolo Drigo, che lo saluto. Allora, ciao Paolino. Allora, per il canta che ti passa Francesco, per il Summer Time TV, Alessia, Alessia, eccola qui. Ciao Stefano. Ciao, come stai? Che look. Tutto bene, grazie. Allora, cosa ci canti tu? Canterò un pezzo di Jessie J che si intitola Nobody's Perfect. Perfetto. Allora, questa volta partiamo dal canta che ti passa con Francesco. Grazie. Per voi. Ricky, con l'R. Ricky. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò, mi dovrà passare. Oh.
cantato per Grazie. Il Canta che ti passa Francesco Ricchi, un grandissimo applauso ancora. Allora, andiamo dalla nostra Giulia. Vieni qua Fra. Allora, partiamo. Laura, Andrea, chi è? Avete il microfono? Allora, parto io, sono già qui. Avete sentito? Fatti bravi. Siamo sempre bravi. Allora, no, ho riscontrato più o meno lo stesso problema dell'altra volta, direi. Sai che ti dicevo, l'altra volta, se non sbaglio, hai cantato Show Must Go On. Sempre tonalità un pelino troppo alte, secondo me, per la tua estensione vocale. Quindi sentivo un po' gli acuti sofferti. E non solo, ma non intonatissimi, proprio perché un po' troppo alta, stavi sempre un po', non arrivavi proprio perfettamente alla tonalità. Un po' fuori intonazione. Ce n'era uno non intonato. Uno? Uno. E qualcuno di più. Sono però, sicurissimo. E anch'io però. Però non è questo, il discorso è... Io hai un bel timbro comunque e eviterei di cantarle sempre così tanto alte, perché sento comunque un suono non troppo... Non è comodo, non troppo sofferto. Ok. Andrea? Io parlerei, oltre di estensione vocale, parlerei di range vocale. Ah, range. Il range vocale è dove... Non è quello dei cowboy... E dove praticamente la propria voce si esprime al massimo. Quando una vocalità è nel proprio range vocale, l'artista riesce ad esprimersi al meglio, sia come personalità che come voce. Io adesso sto lavorando col produttore ad un brano, un nuovo singolo, che punta e mira al discorso di far uscire la maggior parte della voce dove è il mio range vocale. Abbiamo selezionato vari brani dove le tonalità erano più alte e lui mi ha detto: qui non sei tu, qui sei tu. Quindi questo significa che la scelta del brano è importantissima, sia nell'inedito ma anche nella cover, perché la cover, è vero, ricorda, può far sentire le emozioni perché quella canzone la conosci, ma se non sei tu con la voce è difficile sia trasmettere che riuscire a fare una bella esibizione. Non è stata una brutta esibizione, sei stato bravo, però sinceramente questa tonalità così estrema per me è troppo per te. Katia? Beh, stasera condivido. Mi sembra poi di ripetere il tutto, mi sembra poi di perdere tempo, però anch'io ti trovo più centrato in quello che era il brano dell'altra volta, cioè più carisma. No, come ascolta, lasciatemi finire. Non come timbrica, intendo, non come estensione vocale, ti vedo un po' più centrato in quello che è un po' un brano un po' più importante, più rock, più energia, ecco. Questo è quello che mi sembra di lui. Sono, cioè, lui d'accordo, sicura, perché l'altra volta l'hai ammazzato su Show Must Go. No, non come estensione vocale, perché anche l'altra volta era soffocato, come dico io. Aveva una voce sofferta, sai, anche oggi, una quindi condivido. Ma deve essere sofferta. No, io non so se ti è mai capitato no, di no, sentire. Questo non è sofferenza. No, io non intendo sofferenza di intenzione. Ha sicuramente sbagliato un acuto e di interpretazione. Ma tu hai mai sentito la prima esibizione di Alex Baroni a Sanremo nel 97 di questo certo, pezzo? Certo, però io ho sentito un po' anche Calante, quindi te la ricordi quell'interpretazione? Certamente, ti ricordi anche cosa dissero? Indimenticabile, però ti ricordi che Pavarotti stesso, che era in giuria di qualità, disse: potrebbe fare di più un ragazzo, ha sbagliato. Sì, ho capito, e con ciò allora dobbiamo incentivare tutti a sbagliare, no? Bisogna stimolarli affinché correggano anche le cose che non vanno. Però stiamo parlando, però io stavo parlando di sofferenza vocale, non interpretativa, perché il cambiare, cioè come lui ha interpretato, va bene, è un'altra cosa. Io ti dico che secondo me è più centrato come musicalità, come stile, quello che ha fatto l'altra volta. Secondo me assolutamente no. No, come stile va bene, io l'ho ammazzato vocalmente, che è diverso. Io l'ho trovato molto, personalmente, concludere, l'ho trovato molto meglio su questa. Credo che sia più suo stile Baroni, esatto, che non i Queen, esatto, personalmente. Esatto, più sul mio stile. E poi ho ancora questo la pizza sullo stomaco. Mio, però condivido quello che hanno detto loro, cioè io ti ho sentito sofferente, io non l'ho un parere io non l'ho mio. Sentito, io non l'ho sentito ma anche nel volta. Look, anche nel look, però, il capello, cioè è meno Alex Baroni, è diverso, cioè non lo so. Io lo vedo, ho capito, ma poi non siamo in un... Visto che c'è un po' di confusione, chi dice uno o l'altro, probabilmente nessuno dei due stili è quello corretto, non è il suo mondo. Non lo so, okay. Può darsi, forse deve ancora ricercare, forse non lo so neanche Roberto. Io quello che è giusto,
di quello che faccio io non so se è coerente, pop melodico però. Tipo comunque, Alex Baroni, voglio fare solo una io, piccola, secondo me, io l'altra sera non c'ero, non ho sentito come cantavi Queen, però sentendolo cantare questa canzone è più adatta a questa canzone, okay. La sua voce è più equilibrata, Roberto, ovviamente, però secondo me caratterialmente come stile è altro lui. Roberto, sicuramente hai un'ottima padronanza del pezzo e della voce. In parte posso condividere il parere di Andrea. Questo brano sta sulle note altissime per tre quarti, quindi c'è questo possibile limite, però comunque tu la padroneggi benissimo, per cui è adatta alla tua vocalità, alle tue sonorità, eccetera. Ok. Buono. Alessandro, veloce. Vocalmente mi sei piaciuto molto, però come emozione poca, questo sì. Ok, Luke, ricordiamo che Luke... Sì, che Luke non va a influire sul voto, ricordiamolo. Comunque secondo me, cioè a me non fa impazzire il tuo Luke in realtà, nel senso che avrei dei piccoli accorgimenti da fare. Ok, dopo quindi vai da... Allora c'è okay. La platica non è... Ma Fabio, non è vero, c'ho un bel look, cioè, guarda che... Che look, dai, è figo, guarda che bello. Non ha azzeccato il pantalone. Oh, ma non è vero, dai, è spezzato. Se la camicia è chiusa, mettiamoci qualcosa alla camicia. Perfetto, allora. Una collana, un papillon. Sono tremendi i nostri. Allora, un grande applauso per il canta che ti passa. Ti faccio accomodare qui, qua. E andiamo a chiamare la sfidante per il Summer TV, Alessia. Ciao Alessia, eccola qui, rieccoti qui. Allora, ricordiamo un'altra volta cosa canti questa sera. Nobody's Perfect di Jessie J. Per voi, Alessia, Summer TV, un applauso. When I'm nervous, I hate to speak and I talk too much. Sometimes you just can't shut your head up. It's like you need to tell someone and you wanna listen, and that's what I seem to fuck up. You can't forget about the consequences, for the minutes that I lose my senses. And then the heat of the moment, my mind starts going, my words start flowing. But I never meant to hurt you. I know it's time then I learned to treat the people in love like they wanna be loved. This is a lesson learned. And I hate to let you down, and I feel so bad about it. I can't come, I can't make it round, 'cause then I know what it's wanting, yeah. And I hate to make you feel, 'cause the trust we have is broken. So don't tell me you can't forget me, 'cause nobody's perfect. No, 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 no. If I could turn back the hand of time, I swear I never want the crux in the line. It's to keep them between us, and on a when I saw the wall, I was feeling ooh. So I sit and I realize, with these tears from the from my eyes, I gotta change if I wanna keep it forever. I promise then I'm gonna try. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat your deep in love like I wanna be loved. This is the lesson you learned. And I hate and I let you down, and I feel so bad about it. I keep coming, come back around, 'cause now I know what it's starting, yeah. And I hate that I made you feel, there's a trust we have is broken. So don't tell me you can't forget me, 'cause nobody's perfect. No, 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 no.
grazie. Alessia, allora andiamo dalla canta che ti passa, partiamo da... Prego. Allora, eccoci qua. Innanzitutto mi è piaciuta molto la, diciamo, la presenza scenica, quella c'era assolutamente, veramente una gran grinta, molto molto brava. Invece hai urlato, caspita, hai veramente urlato tantissimo. Nella parte bassa l'hai veramente interpretata molto bene, poi invece mentre saliva hai perso un paio di volte la tonalità urlando troppo, non hai utilizzato il diaframma per niente. E poi la pronuncia inglese, se non ho capito una parola di quella che hai detto. Ma tu sai di cosa parla questo pezzo? Sì? Sì, di cosa parla? Io studiando il suo brano ho visto una grinta nel testo, una sfida verso comunque se stesso, nel fatto che comunque nessuno è perfetto in tutti gli aspetti. Sì, sono d'accordo, questo sei riuscita a metterlo molto bene proprio nella presenza scenica, un po' meno forse nelle parti urlate, forse avresti dovuto controllare un po' meglio la voce, comunque molto brava. Sì, grazie. Sono d'accordo con lui, in alcuni punti ero un attimo sottotono, in alcuni punti la grinta c'era, magari in un pezzo più forte ti vedevo magari in un pezzo ancora più forte. Luca? Alessia, tu mi piaci. Pezzo difficilissimo, animale da palco, cioè sei veramente, no nel senso buono, nel senso che lo mangi il palco e quindi molti dovrebbero imparare da questa tua presenza scenica. E tu studi canto? Sì. Suono di testa? L'hai studiato? Come? Il suono di testa l'hai studiato? Perché non l'hai messo dentro oggi? Era un po' il discorso che faceva Andrea l'altra volta, forse con, non so se con Cisello, non mi ricordo con chi, il discorso del suono di testa, di girare la voce. Ecco, secondo me nei punti più critici, se l'avessi fatto probabilmente sarebbe andato completamente in maniera diversa. Allora, Martina? Che pantera questa ragazza, grintosissima, poi si vede che ci metti molta energia nell'interpretazione perché si vede che il tuo corpo è completamente teso mentre canti, adesso non so se è un'impressione mia o se è così, mi sei piaciuta molto, ecco l'unica cosa è a volte non strafare perché hai una potenza vocale incredibile e essendo alta magari poi non senti la base, forse per quello che tendi ad andare un pochino fuori, però a me si è piaciuta molto. Alessio? Io sottolineo come hanno fatto i miei colleghi la grinta che ci hai messo, quindi ti invito magari a cercare un po' più di mobilità proprio per cercare di far venire ancora meglio fuori questa grinta che hai. Vocalmente mi sei piaciuta, chiaro l'errore ci sta, però è comunque un pezzo che credo ci stia benissimo nel tuo repertorio personale. Grazie. Passiamo velocemente a Luca e a Fabio. Eccomi. Alessia, com'è questa sera? No, nel complesso abbastanza bene, l'unica cosa che cambierei proprio per la grinta che hai messo anche nel pezzo, magari uno stivale borchiato, non so, qualcosa di più aggressivo. Sì. Ok. Allora, no, la frusta no. Di nuovo con le fruste? Ma scusa, gli stivali borchiati. Uno stivale ci stava benissimo, Plati, dai, ma su questo no, pezzo ci stava benissimo. Che sta bene così. Occhio soltanto l'argento con loro. Una bella voce, okay. Allora, ci siamo. Il summer@hotmail.it. Andiamo al nostro blog. Allora, per Andrea, Stefano, mi sono innamorata e tu ora mi spezzi il cuore. Io? Non togliete Andrea, la giuria è fantastica. Ah, per Andrea, ok. Allora, no, aspetta. No, ero distratto. Qualcuno si è innamorato. Ciao, grazie, è stato un piacere. Allora ci siamo con l'altro verdetto. Allora chiedo alla giuria musica per il Summer TV, applauso. Bella. Per il canta che ti passa, siamo lì, passa la sfida, quindi porta il punto alla propria squadra. Il canta che ti passa! Allora, complimenti, stretta di mano. Grazie Ale. Allora, vi faccio accomodare il summer@hotmail.it. La gara continua, prego, accomodatevi pure.
continuate voi da casa a interagire con noi. Laura, prendiamo un altro messaggio. Certamente, ce l'ho subito qua. Allora, deve vincere Antonio, Alessia o Danny, ma merita di più Danny, è il più bravo. E poi ancora un messaggio per Andrea: sei troppo forte e con Laura e Katia siete sempre i miei preferiti. Puoi salutare in dialetto, mi fate morire. Ancora. Mi sa che ce l'ha con te. Un dialettino. Basta, questo dialetto, se no ci cambiano. Allora, continuiamo la sfida estrazioni, perché questa sera sono tanti concorrenti. Estrazioni, ci siamo? L'estrazione. Per il Summer TV canta. Adesso le R le dico giuste, eh? Perché ho capito che le sue R sono. Allora, per il canta che ti passa. Scrivo da cani. Scrivo no, no, da aspetta, siccome le sue R sembrano N, allora adesso le leggo giuste. Cristina Pagliarin. Cristina. Giusto! Eccola Cristina. Allora, dove abbiamo. Eccola qua. Ciao Cristina, ciao, presentati a tutti al nostro pubblico, cosa fai nella vita? Allora, canto, ho studiato in un'accademia di musical, mi sono diplomata, quindi la mia passione principale è il musical. E canto, adesso sto preparando un CD, ho scritto delle canzoni insieme ad Alex, dopo forse ci sarà occasione di sentire un mio ultimo inedito. E basta. Ok, cosa ci canti questa sera quindi? My Heart Will Go On, Celine Dion. Sento già il pubblico, ok. Ti faccio tutti così. Ti faccio accomodare qui vicino, sì, alla tua giuria per il Summer TV Asia Concas. Asia, eccola qua. Asia, giovanissima, fa parte del Summer TV. Racconta cosa fai oltre che gli hobby, oltre che studiare. Beh, il mio hobby più grande è il canto. Studio da un anno e mezzo, diciamo. E io amo il canto e il mio benissimo passatempo preferito. Allora Asia, ti faccio accomodare dietro le quinte e partiamo con il canta che ti passa. Per voi il canta che ti passa, un applauso. Grazie. Oh,
Grazie. Cristina, complimenti. Grazie. Canta che ti passa. Allora, andiamo subito dalla nostra giuria, vieni qua pure Cristina. Sì. Katia, vi chiedo... Io l'ho già vista? Sì. Ci siamo già viste, vero? Sì, ecco, sì. Però mi sembrava di riconoscere il viso. Sì. Ci siamo viste non troppo tempo fa. No, no, poco tempo fa. Sono curioso, dove l'hai vista? Ci siamo viste a Sanremo. A Sanremo, vero? Ah. Sì. E infatti io ho detto, ma è lei, ci ho messo un attimo, poi sono andata a vedere e mi corrisponde, mi torna tutto, la sua scuola, musical, ora faccio uno più uno, beh, complimenti. Grazie. Nulla da dirti, grande controllo vocale, brava. Grazie mille, grazie. Roberto? Complimenti. Grazie. Anche molto sicura sulla scena, gesti eleganti, dai... Sottolinei bene il momento dell'interpretazione e si vede, credo che sia condivisibile, l'intervento dello studio, cioè quando spingi non tendi a strafare, anzi controlli sempre anche quando sei in alto. Grazie. Brava. Grazie. Laura? D'accordissimo, infatti dicevamo un grandissimo controllo vocale, molto molto brava, bella la presenza, brava. Grazie. Complimenti. Grazie. Andrea? Andrea, tieni nascosti i voti, vero? Io li nascondo, sì. Li nascondo. Sono miope, tanto così non almeno vedo. I ragazzi non sono... Non si sentono in imbarazzo di fronte ai voti. Sul discorso vocale, complimenti. Grazie. Controllerei, visto che hai lavorato in accademia per un discorso del musical, controllerei quello che sono le meccanicità dei gesti. Okay. Sui gesti lavorerei un po' di più perché mi sembravi molto meccanica, molto okay. impostata in quello che dovevi fare, sembrava che lo ricercavi anziché essere spigliata su quello che era il discorso del brano. Ok, io non condivido. Beh, è il bello però, perché io tra di noi a volte non siamo d'accordo. Credo che... No, io invece su questo brano questi però gesti aperti erano sì, molto ma erano belli. Gesti, sembravano eleganti. Quasi studiati, voluti. No, faccio ti porta. Adesso esagero, adesso esagero. Sembrava quasi il discorso del gesto, adesso okay. faccio così perché Alessandro... c'è il brano che fa questo. No, è il pezzo che canzone, ti porta. Sentire la canzone. Sì, no, devo dire, su quello non ci ho pensato. Cioè, nel senso, mi è venuto davvero distinto. Poi che sia sì, un... però erano... Io li vedevo sempre ripetuti, in ogni apertura... Okay. Beh, ma apertura. Cosa devi fare in un no. brano così, Andrea? Dai, okay. Abbi pazienza. Va bene tutto, ragazzi. Ti porta, però non ti porta ad avere un. Allora, non è che puoi fare no, rock and roll. Andrea, scusami, non parlo scusa. Di quello. Parlo Andrea, no, però è come dire a Piero Pelù che esagera. Certo, no, però okay. chi proviene scusami, dal mondo del musical direi io che sto parlando è assolutamente. Io sto parlando di meccanicità, non sto parlando del gesto in se stesso. Basta, passiamo alla giuria popolare. Due parole, molto. Brava. Grazie. Vai. Due parole. Grazie. Beh, Luca. Allora Cristina. No, secondo bocciata. Me non ci siamo, no, bocciata. È una felpa quella che hai, vero? Cioè, sono sì, una felpa, un completo felpa. Avrei fatto qualcosa da, cioè, nel senso sì. per quanto sei stata classica nei movimenti tutto quanto sarei rimasto più classico anche sul su questo è vero, devo lavorare, non sono troppo okay. piacerebbe stare sempre in tuta. È vero. Perfetto. Ci lavoro. Allora, ti facciamo accomodare qua. Grazie. Per il canta che ti passa un grande applauso a Cristina. Chiamiamo la tua sfidante, lei è Asia. Asia arriva da Ossa e giovanissima, quanti anni Asia? 13. Cosa ci canti? Ripetiamo? Folle in Alicia Keys. Ok, ti era venuto un attimo il vuoto. Ci ho dovuto pensare. Okay. Per voi Asia, il Summertime TV, un applauso. Confused, ah.
Allora, chiedo alla Giulia di adoperare soltanto questo microfono per il Summer TV Asia. Cosa ne pensate di Asia? Allora, io l'avevo già ascoltata l'altra volta e a 13 anni. Sì. Facciamo un applauso veramente serio. Grazie. Perché a 13 anni avere questa capacità di entrare nel pezzo, di interpretarlo, di stare sul palco. Ecco, quindi insomma, complimenti, brava, e studi da un anno e mezzo? Sì. 13 anni, in prospettiva sicuramente continua perché grazie, sei veramente bravo. Allora vi chiedo di usare questo microfono che abbiamo... Niente, bravissima, solo questo. Grazie. Molto brava, non si può dire il contrario. L'unica cosa, parlando di meccanicità, un pochino più naturale, con i movimenti e anche magari con le espressioni del viso. L'altra volta l'ho trovata più naturale, forse anche più aderente con la tua età. Poi logicamente bisogna cantare delle cover, perciò per forza bisogna adattarsi a pezzi di persone adulte, quindi cerca di essere un pochino più naturale perché la forzatura non piace mai, però per il resto sei bravissima. Grazie. Non si può dire proprio il contrario. Scusate, scusa, prego. Proprio parlando del discorso dei movimenti, e quello che volevo dire io, lei mi sembra un pelino più sciolta di come si chiama, scusami, di Cristina, senza nulla togliere a Cristina per quanto riguarda anche la sua capacità vocale, ma i suoi movimenti li vedevo molto più sciolti e molto più libera in quello che faceva. Secondo me invece erano molto più scolastici, nel senso che lei ha un grosso potenziale. A 13 anni? No, infatti, certo. Però quindi è quello che io intendo. Ok, eh? Però io non è che devo votarla di più perché lei ha 13 anni e l'altro... Certo, però lei ha fatto musical. Certo, lei no, assolutamente. Io dicevo, secondo me lei ha un grandissimo potenziale. I gesti e l'interpretazione sicuramente ci sta, ma si capisce quando comunque è scolastico e quando... viene più diretto. Posso dire una cosa? Certo, a me certo. Non mi hanno mai imposto di fare dei movimenti o di fare delle espressioni facciali, ho sempre fatto tutto di mia spontanea volontà e quello è sempre quello che sento, perché entro sempre molto nelle canzoni. Giusto, meglio così. Ti do un giudizio mio, cerca di essere ancora più naturale perché potresti risultare ancora un po' scolastica, però è un consiglio mio. Ma è naturale. Io l'ho vista scolastica, io sono qui per dare il mio giudizio e dico l'ho vista un po' più però scolastica. Mi avete dato Cristina. Contro per quanto riguardo Cristina, che mi sembrava che per quanto avesse una bellissima vocalità era molto concentrata in quello che doveva fare, nello sbattere il piede, cioè erano delle Andrea, scusami, ma non esiste andare a insegnare a una persona che ha studiato musical come ci si muove. Scusami, ma non esiste. Guarda, se dobbiamo riguardare quello che abbiamo visto qua in televisione, capirete quello che dico. Boh, non sono convinto. Comunque, tornando ad Asia, che mi sembra la cosa più importante, bravissima, brava. Grazie mille. Ok. Io dico solo complimenti, perché a 13 anni avere queste potenzialità, complimenti. Grazie mille. Perfetto, quindi siamo a posto. Passiamo al nostro Giulia De Luca. Allora Asia, la settimana scorsa sono stato un po' criticato per come ti ho giudicata. In realtà anche oggi comunque sei vestita da ragazzina, ma oggi il tuo look va decisamente meglio rispetto alla scorsa settimana. Grazie mille. Benissimo, allora ci siamo al verdetto. Siamo, quanto siamo? Katia, punteggio? Punteggio? Siamo 2-0 per il Canta che ti passa. Quindi chiedo la regia musica. Vince. Un applauso per Asia, è una sfida combattuta perché tutte e due. Un applauso per Cristina. Perfetto, allora siamo 3-0, mi dicono. 2-0, 2, ok. A questo punto siamo 3-0 perché vince il Canta che ti passa. Complimenti, siete di mano. Allora, il summer@hotmail.it. Laura, arriva qualcosa? Sì, certamente. Allora, Michela, ci sono complimenti per Michela, la nostra vallettina che stasera non c'è. Michela, sei fantastica, dai un tocco di classe ed eleganza alla trasmissione. Non cambiare mai e mostra sempre il tuo splendido sorriso. E poi c'è ancora un messaggio, sei la testimonianza che una bellissima ragazza come te può anche essere intelligente, simpatica e umile. Vi prego, leggetela in trasmissione perché ci tengo, l'abbiamo fatto. Ciao Michela. Allora continuate a interagire con noi, summer@hotmail.it. Allora, ancora
una sfida prima della pubblicità. Estrazioni, estrazioni, ci siamo Luca. Per il canta che ti passa. Arriva sul palco Patrizia Tosi. Patrizia! Patrizia, eccola qua. Un grande applauso a Patrizia, eccola qui che ci raggiunge. Ciao Patrizia. Ecco qua, vieni qua, vieni qua. Cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, impiegata. Ok, cosa ti ha spinto a venire a partecipare al canta che ti passa? Ma perché amo cantare. Ok. Amo tantissimo cantare, mi piace scrivere musica e mi butto. Cosa ci canti questa sera? Un pezzo di Mina, Io e te da soli. Per il Summer TV? Per il Summer abbiamo Valentina Giacchino. Valentina, ah, giovanissima, eccola qua. Ciao Valentina, presentati al nostro pubblico. Ciao, sono Valentina, ho 11 anni e studio. Ok, allora partiamo dal Summer TV. Valentina, ti faccio accomodare lì, prego. Allora, Valentina, cosa ci canti? Stasera canterò Beautiful di Cristina Aguilera. Per il Summer TV, Valentina, grazie. Un grande applauso. Words won't bring you down. Oh no.
bring me down to the Valentina. Grazie a tutti. Bravissima, giovanissima. Allora vieni qua Valentina, andiamo dalla nostra Giulia del Canta che ti passa. Guarda come veloce veloce Valentina. Bellissima voce. È ancora troppo piccola per dare un voto, nel senso, perché io, secondo me, la voce dei bambini cambia dopo 3-4 anni, quindi però gli posso dare un parere di continuare, perché la voce c'è, l'emozione si sente, quindi di lottare sempre contro la musica, che vorrei dire una parola, che cos'è la musica veramente, ma quello che è veramente per te, devi continuare per quello che è veramente per te la musica. Grazie. Allora, ti lascio. La musica è un sogno, la musica è un sogno, tu lo stai inseguendo per bene, continua così, le capacità e le potenzialità ci sono. Non è facile giudicarti su questa canzone, perché la canzone comunque è molto difficile, comunque brava. Grazie. Valentina, sei bravissima, continua. Grazie. Così hai margini grandissimi. Brava. Grazie mille. Martina? Mi è piaciuta tantissimo, anche perché io ho iniziato alla sua età a cantare, quindi, e non ero brava come lei, assolutamente. L'ho trovata molto spontanea, molto naturale, e mi ha emozionato nonostante l'età, veramente, veramente. Grazie brava. Mille. Luca? Brava, brava anche tu. Di solito io non sono a favore per i bambini che cantano, perché... Però sei brava, veramente. Grazie mille. Brava, brava. Alex? No, stavo pensando alle trasmissioni che vediamo ogni tanto sulle grosse reti, no? Dove si parla di persone che non studiano, invece comunque sono preparati anche loro. E brava, bravissima. Grazie mille. Hai 11 anni? Sì. Porca miseria. Li avessi io 11 anni, e invece ne ho solo 25, penso. Allora, velocemente. Pensavo 18. Amour. Il look velocemente. Eccomi, e vabbè, adesso mi massacreranno di nuovo. Comunque no, nel complesso abbastanza bene, il top forse da cambiare, però nel complesso bene, dai. Okay. Grazie. Quanti anni hai, Valentina? 11. Okay. Ce l'ha la giuria del Canta che ti passa, ce l'ha un po' con Fabio, sento che la giuria del Canta che ti passa... Sul look, era carinissimo. Allora. No, ma io non vado a parlare di look, perché secondo me io mi divertirei anche andare a vedere un concerto jazz con una tutta borchiata, quindi io sono tutto particolare sul look, quindi okay. Non parlo ma di questo. Ma come mai a quel signore lì non ci piacciono i bambini che cantano? Bella gioia? Luca ci sta parlando. Come mai non ti piacciono i bambini che cantano? Non è che non mi piacciono i bambini che cantano, non mi piacciono i bambini che fanno questo tipo di cose, programmi televisivi. Guarda che ci sono dei bambini che bagnano il naso ai cantanti, eh. Non ho capito, scusa. Guarda che ci sono dei bambini che bagnano il naso ai cantanti, eh. Sì, sì, non è quelle problematiche. C'era Pavarotti. Non mi piace, scusa, non mi piace la strumentalizzazione dei bambini, è diverso. Ma senti, no, parla italiano, non andare nel difficile. Mi piacciono i bambini che vanno in televisione. Guarda che sono dei bambini. Ricordiamo che è un gioco. Se qua, parliamo siamo... di programmi okay. televisivi noti, di talent importanti, famosi okay, perché qua certo. Non vengono pagati. Nessuno. Okay, no. Stringiamo. Allora. Paga nulla. No, aspetta. Alt. Okay. Apriamo parentesi. Specifichiamo la cosa. Non parlavi di qua, per quello. Non parlavi di Valentina. Mi piacciono i bambini che vengono strumentalizzati in televisione, in programmi tipo Io canto e ti lascio una canzone. Punto. Poi ho detto, virgola, mi piace come canta. Condivido. Ok. Luca, questa sera. Allora, chiamiamo la tua sfidante. Eccola qui, per il Canta che ti passa. Ricordi... Patrizia, io e te da soli. Per te, Patrizia. Per voi. Thank you.
ascoltarti. Soli no, no, dimmi per chi piango. So che domani, domani moriresti tu, sì, domani è per pietà, per carità. Se c'è silenzio nel tuo cuore, dorme l'amore, lascialo sfogare un po', ti servirà. So, ma io e te da soli. Allora andiamo dalla giuria del Summer TV, vieni qua, ecco qua, vieni, vieni, vieni pure. Partiamo da Katia. Roberto, Roberto. Eccolo. Beh, che dire, ci hai messo veramente l'anima del tuo. Sì, grazie. Ci sono quelle O che si chiudono in U come ha sempre fatto Mina. Ti prego, no. Un'estensione. Non mi uccidere così. No, beh, maure. Ma mi viene istintivo. È difficile staccarsi da quell'esempio. Un'estensione vocale incredibile, una grazie. Voce molto precisa. Grazie. E come grazie. Si dice in questi casi, ci sei arrivata. Grazie, grazie, un bel complimento. Grazie. Allora, Laura? Beh, a me mi sei piaciuta tantissimo, perché quelle belle voci piene che mi piacciono, che emozionano, sei stata brava, mi sei piaciuta. Che dire, grazie, quando uno grazie. È bravo. Andrea, complimenti. Grazie. Mi sono visto arrivare una signora con questa voce calda. Ma in effetti siamo gli antipodi, io e la piccolina, sì, siamo difatti, la più vecchia e la più giovane. È vero. Brava. Grazie, grazie. Continua a divertirti, come fai. Sì, grazie. Complimenti. Grazie. Andrea, quindi ci siamo. Alessandro. Bella voce, bella calda, brava. Luca, velocemente. Anche per Luca, come per la voce, siamo ok. Grazie. Perfetto, allora, Katia. Stavo facendo i conteggi, però ascoltavo. E dunque, anch'io ho trovato una bella presenza scenica, si vede che ti piace tanto
Tanto io adoro che canti proprio col cuore. È vero, è vero. E come dico io, la musica, lo dico sempre, ma veramente, perché ci credo veramente in quello che sto dicendo, la musica non ha età, quindi anche... È vero, grazie. Io lo dico sempre, studiate se avete la passione, chi se ne frega, non è importante dove si arriva, l'importante è cantare col cuore e fare quello che ti piace. Grazie. In grazie primis. Mille, grazie, grazie. Ok, allora il summer@hotmail.it, intanto che arriva il nostro verdetto. Sì, buonasera a tutti, con questo messaggio vorrei ringraziare tutti, ma soprattutto Stefano. Devo dire che oltre ad avere una bellissima voce ed essere un bravissimo presentatore, è anche una splendida persona. Beh, questa sera grazie. Hai tanti messaggi, è giusto leggerli. Perché... Allora, Roberto, come ti sembrano questi talenti? Beh, decisamente un livello... molto elevato, nel senso che sono chi più chi meno, a parte qualche raro caso, dei dilettanti, mi potete passare questo termine, però la passione non è inferiore a quella di tanti professionisti o sedicenti tali. Riescono a comunicare parecchio, perché in questa sala, anche se il pubblico è caldo, comunque arriva il loro calore, la loro passione, e soprattutto hanno delle capacità e dei potenziali ancora talmente elevati che da questi talent itineranti, tra l'altro complimenti perché è una formula molto avvincente, non potranno che migliorare, per cui tranne dei grandi vantaggi. Perfetto, allora isummer@hotmail.it. Laura, qualcos'altro? Allora, ci sono anche tanti complimenti per Livia. Ciao ragazzi, seguo la vostra trasmissione, mi piace, però non riesco a capirne lo scopo di queste sfide. Il canta che ti passa è meglio di voi. Non togliete spazio ai talenti con i vostri soliti teatrini. Dedicatevi ai ragazzi e fate emergere loro, che sono molto più interessanti. Messaggio di Desiree. Ok, quindi contro le giurie. Allora, ci siamo quasi un secondo, chiamiamo qui... È colpa mia perché ho tardato a dare il risultato. Ok, allora chiamiamo Valentina ad ascoltare. Qui. Valentina, un grande applauso per il Summer TV, Valentina giovanissima. E qui il canta che ti passa. Allora, ci siamo. Siamo, quanto siamo Alex? Ci ricordi il punteggio? Allora, 3-0... vince la sfida un applauso per il Summer TV, il canta che ti passa. Siamo lì, un grande applauso, vince il canta che ti passa, 4-0. Vale, che carino, un grande applauso, brava Valentina, vi facciamo accomodare. Allora, continuate a scrivere il summer@hotmail.it e la gara continua, ma voi rimanete qua. Pubblicità fra poco. Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. Summertime TV, lo show dei talenti valdostani, tutti i sabati su Aujourd'hui Vallée dalle ore 20, presenta Stefano Capano. Il fiume dei talenti scorre solo qui, su Summertime TV. Sai ballare? Sai cantare? Sai metterti in gioco? Cosa aspetti? Per partecipare telefona al 328 48 92 537 o scrivi a isummer@hotmail.it. Summertime TV, lo show dei talenti valdostani, tutti i sabati su Aujourd'hui Vallée dalle ore 20, presenta Stefano Capano. Il fiume dei talenti scorre solo qui, su Summertime TV. Sai ballare? Sai cantare? Sai metterti in gioco? Cosa aspetti? Per partecipare telefona al 328 48 92 537 o scrivi a isummer@hotmail.it. You
say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. E rieccoci qua su Summertime TV, lo show dei talenti. Allora ci sono le voci, qua è il compleanno, è su Summertime TV il compleanno di uno dei Summer Boy. Wendy, un grande applauso, tanti auguri, 24 anni mi dicono di dirvi. Allora, sono arrivati dei messaggi per te sul mio cellulare privato, però no, perché dovete sapere che li leggo prima io i messaggi, quindi questa sera, allora, summer@hotmail.it, Laura, arriva qualcosa velocissimo. Allora, se volete un consiglio per una buona riuscita del programma, scusate, cambiate giuria, no, ma scusa. Tutti e due? Ok. Ha detto, se volete un consiglio per la buona riuscita del programma, cambiate giuria. Quindi, ma no. Dai. E senza Andrea cosa faremmo noi? Senza casa, ma sempre senza io. Laura, senza, cioè, sempre, no, senza, ma più che altro giuria. Io direi a quello che ha scritto che venga lui. Scusa. Allora, Katia, siamo pronti questi talenti questa sera? Assolutamente sì, abbiamo un livello altissimo, direi, quindi sì, allora, il continuiamo canta che ti passa, la corsa. Il canta che ti passa il Summertime TV, ci va un grande applauso perché sono... Veramente, bravi. È una bella sfida, sempre una bella sfida. Allora, il punteggio siamo 4 per il canta che ti passa e 0 per Summertime TV. Ancora un applauso per questi ragazzi, perché... Non è l'importante il risultato, ma è l'importante è partecipare. E divertirsi. E direi. Divertirsi. Prego. Sto salutando tu, perché siccome manca Giorgia, volevo salutare tutti, perché lei saluta la squadra di calcetto, il lavoro, il meccanico, il DJ, il disc jockey. Io volevo salutare tutti anch'io. Anche ciao mamma. La... Ciao papà, allora, il criceto, il gatto. Perfetto, allora ritorniamo seri per la sfida. Vedo Ivan se riesce a inquadrare nella giuria del canta che ti passa. Manca una giurata, Martina Pecora, la chiamiamo qui perché? Perché un successone il suo inedito che abbiamo Buonasera. Già ascoltato nella scorsa sfida. Allora, Martina, cosa ci canti? Riproponici il tuo inedito, dai, lo diciamo proprio così. Canto l'eccezione, che è il premio che ho vinto al Canta che ti passa 2012. Sto producendo insieme ad Alex un disco, in realtà un EP, stiamo concludendo il quinto pezzo, poi ce ne sarà un altro, un album molto colorato. Strano che tutti quelli del Canta che ti passa... Neanche un applauso mi fate, Alex. Ma guarda lì! Non lo so. Martina Pecora, per voi! Che mi esplode dentro all'improvviso, mentre mi illudo di una falsa verità. Sofferenza dentro me, in fondo presso, che è la mia stessa età. E lo rivedo dentro ad ogni viso, che mi sorprende per gridare amore. Mi fa paura e mi costringe a stare indietro, perché io so che fa male, fa star male, fa incazzare, fa morire, fa sudare, le parole, fa sentire, sofferente. Scaravento i miei pensieri al muro e sono pronta ad inventare te, che anche senza di te cambio la vita ogni giorno. Se sono quello che sono, in fondo sono quella parte da difendere, che mica nasce e cresci col sorriso. Servono lacrime per ritrovarsi qui, capace di aggrapparmi solo a me stessa. E ora so che se stai bene può passare, ma se stai male puoi cambiare. Se lo ignori puoi dormire, se lo ascolti puoi sognare. Ricompongo i miei pensieri al buio e sono pronta a realizzare. La vita ogni giorno. Yeah!
ed ora di più. Io ho me da tutto quello che c'è. Grazie. Bravissima Martina. Grazie. In arte valdostana la chiamiamo Cristina. Cristina, ciao Cristina. Prima o poi spero di vederla. Ok, allora ci siamo per la sfida. Katia, estrazione. Alex, estrazione. Ci siamo, ci siamo. Andrea, per il canta che ti passa? Questo è difficile. Come l'hai scritto? Chiara Ober... Come è scritto? Oberhofen. Eccola, Oberhofen. Chiara, Chiara, per il canta che ti passa per il Summer TV. Rosaria Petrassi. Rosaria, un grande applauso. Allora, Chiara, presentati. Ciao, sono Chiara, ho 33 anni, lavoro in erboristeria e insegno. Perfetto. E canto. E canti, bravissima. Durante, mentre vendi, canti? Un po', sì, certo. Ok, inclementi il lavoro, quindi. Inclementi il lavoro, cantando. Certo, certo. Ok, allora, Rosaria arriva da Ossa, la conosciamo tutti ormai. Buonasera a tutti. Cosa ci canta Rosaria? In punta di piedi di Natalie. Perfetto. Invece... Dancing di Elisa. Perfetto, partiamo con il canta che ti passa. Per voi, grande applauso. I'm dancing in the room as it bubbles in the woods with you.
brava. Allora, velocemente dalla giuria del Summer TV passiamo Katia. Stavamo appunto parlando che questo è un brano sicuramente molto difficile, che non tutti si possono permettere di cantare, ovviamente, perché è un brano difficilissimo dove devi andare a lavorare sia sul controllo e la tenuta del suono, nonché suoni in testa, cioè una serie di cose che non tutti purtroppo hanno, e se non ce l'hai è inutile, non viene. Comunque brava, un po' di agitazione si sentiva, di tensione, lasciati andare, perché veramente tu studi? No. Io coltiverei un pochino. Okay. Assolutamente. Noi ridevamo, sai perché? Perché c'era la Plati che spulciava nella schiena di cosa fai? Sì, la Plati ci distrae ogni tanto, ma noi non perdiamo il controllo su di voi. Come siete maliziose, io volevo solo, guardavo i peli dietro, no? Prendevo ogni tanto zucco. Si alza dalla sedia, va dai boy, poi sparisce. Ti contava i peli dietro. Guardavo i peli dietro, prendevo le misure. Vabbè. No, comunque questa veramente Plati. Molto brava, il pezzo molto difficile, te la sei cavata veramente molto bene, un bel controllo, brava. L'amore give me to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Così che mai voluto, a me così mi tieni. Né soldi né successo cambieranno mai quello che sei, se ricorderai i posti da dove viene, le storie a cui appartieni. A me così che mai voluto, a me così mi tieni. Ti pa di Alessi sul mica, Summer Time ti butta sto freestyle. Rich, avrei la villa Miami Beach, rendere trendy il geach, vedere più bikini nei miei video che in Baywatch, essere diffuso tipo gli Swatch, squadre di pulcini MC e quel coach J-Ax, ovvero l'animale da bar più duro da ammazzare di la pazienza e la forza di chi non si arrende, la passione costante se parte dal cuore. Non ha senso gridare per chi non mi sente, preferisco andar via senza fare rumore. È passato già un anno e porto il peso segreto di chi ha perso fiducia in tutto quello che sente, di chi prova a rialzarsi e lo fa con fatica, di chi lascia il tempo. Creo le storie dentro la mente, vedo la vita, non mi accontento. Scrivo i miei sogni su un foglio bianco, ma poi cade pioggia giù dal mio viso. Faccio le foto con tanto amore, ma poi vedo che sbiadisce il colore. Quello sul fuoco, sei così passionale, in un terremoto ci se ne va. Dammi tempo per parlare, oggi ho voglia di un minuto. Il dolore non dura una notte, ma neanche una vita, e questo lo so, merito di più. Qualcosa che non sei più tu. Grazie. Brava, brava. Allora intanto complimenti, resta con noi. Chiamo tutti i ragazzi del Summer TV e del Canta che ti passa.
qui sul palco. Facciamo un grandissimo applauso a tutti questi ragazzi, perché è un talento unico, tutti, dal primo all'ultimo. Grazie alla nostra regia, grazie a Gigi, e soprattutto andiamo a salutare la giuria del Canta che ti passa. Grazie Alex, grazie a tutti. Grazie a tutti voi, io saluto anche Stefano Zampogna, che non è stato in giuria con noi, però è il nostro fonico, scopritore di talenti. Vieni Stefano, ha urlato dal pubblico. Allora chiedo, tutti i ragazzi, ringraziamo la giuria del Summer TV, grazie soprattutto a voi che ci seguite tutte le settimane. Allora, se vi siete persi qualche puntata, andate sul sito www.stefanoeventi.com, sezione Summer Time TV, troverete lì tutte le informazioni che volete. Grazie a tutti, buonanotte, però dobbiamo dire il vincitore. Roberto, ecco qua, un grande applauso a Roberto in Seven Sun. Prossimamente, sempre su queste reti, grazie a Gigi, adotto un artista direttamente da Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto di Seven Sun. Grazie a tutti, buonanotte, sigla! Alessio e Ivan. Sogno, quello sei tu, credi nel tuo talento e sei in TV. Parliamo tu, buttati in pista, va che la festa, sei, senti che artista, mamma che freddo, va, fatti guardare, resta a ballare, tanti talenti in più. Parliamo tu, buttati in pista, va che la festa. Musica!
intorno, ma quando sei con te un giorno sembra un'ora, se solo non ci sei non vivo.